Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel secondo episodio della vita da criminale. Allora, nel primo episodio abbiamo visto che abbiamo cercato di rapinare un mini market, ma la cassaforte che si trovava sul retro era davvero molto impegnativa da forzare e per questo siamo stati massacrati dalla polizia. Poi abbiamo cercato di acquistare un po' di droga per rivenderla sulla spiaggia, ma non ci siamo riusciti perché non sapevo come fare, quindi in questo episodio cercheremo di provare a vendere un po' di droga. Poi ragazzi, ho aggiunto una mod che ci permette di rapinare le persone, quindi se io in questo caso estraggo la pistola e la punto addosso a questo, lui dovrebbe dropparmi il portafoglio, quindi è una figata assurda, si fanno tanti big money. Allora, io direi di fare una cosa, direi di procurarci un veicolo e poi proviamo di nuovo ad acquistare un po' di sostanze stupefacenti, così proviamo a rivenderle. Poi ho notato che non è detto che dobbiamo andare verso la spiaggia per vendere un po' di droga. Possiamo anche vendere la droga a questi passanti qui. E ovviamente, ragazzi, c'è anche il rischio di essere fregati. Quindi è possibile che uno di questi ci freghi la merce e se ne scappa. Quindi sono pericoli che comunque un criminale, diciamo, è possibile che comunque un criminale gli succede anche questo, quindi può essere anche lui fregato. Ok, qui c'è una smart, quindi vediamo un po' se possiamo rubarla senza che nessuno ci veda. Vediamo un po', ragazzi, speriamo. Ok, è suonato l'allarme, quindi dobbiamo aspettare che comunque si ferma, altrimenti se andiamo in strada così si accorgono di noi. Intanto colgo l'occasione per puntare il GPS verso il primo pusher, e infatti eccolo qui, dovrebbe stare molto molto vicino. Ok, possiamo andare, l'allarme ha finito di suonare e dirigiamoci verso il pusher. Il pusher sta sempre qui come nello scorso episodio, quindi no problem. Vediamo questo qui che ci vende. Speriamo qualcosa di utile che ci permette di fare i big money. Ok, amico mio, vediamo un po' cosa puoi darmi di bello questa volta. Allora, possiede, ragazzi, l'eroina. Ottimo, vediamo un po' l'eroina quanto possiamo prenderne. Costa 700, io non me la sento di spendere tutti questi soldi. Per quanto riguarda gli acidi, li possiamo prendere e prendiamo anche un po' di marijuana. No, no, ah no, io ho ancora la droga dell'altra volta, ragazzi. Quindi, quando siamo stati massacrati dalla polizia, non abbiamo perso niente. Quindi, alla grande va bene così. Quindi, usciamo dall'inventario del pusher e proviamo a vendere un po' di droga a qualcuno. Così, diciamo, possiamo anche comprarci un fucile e provare finalmente a rapinare un mini market come si deve. Dai, tutti fumate, io lo so che tutti fumate. Direi di vedere qui, ragazzi. Questi bevono l'alcol, vediamo a che ora. Alle 15:57 del pomeriggio, quindi voi sicuramente volete un po' di droga, vediamo. E direi proprio di sì, ragazzi. Ok, no, non la vogliono, non la vogliono. Ok, no, 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 l'hanno comprata, 131, ragazzi. 131 dollari abbiamo già guadagnato, benissimo. Quindi siamo riusciti a vendere la prima dose. Vediamo di cercare altre persone. Vabbè, direi di puntare a questo. O a questa, non lo so. Dovrebbe essere una signora. Perfetto, vediamo se vuole qualcosa. Ok, F. Vediamo. Ottimo, 169 dollari ragazzi. Come vedete i big money stanno aumentando, quindi la vendita di droga funziona sempre. Ottimo ragazzi. Vediamo un attimo se ci sono i barboni, perché come vi ho detto sono ottimi consumatori di sostanze. Vediamo un po'. Ok, questa vuole comprare. Dai, se mi freghi ti ammazzo. Ottimo, 108 dollari, eh. Vivi da barbone, ma i soldi per la droga ce l'hai. Ottimo, 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 ottimo. Vabbè, ci stanno facendo fare i soldi, quindi meglio così, ragazzi. Rubiamoci un'altra macchina, però prima di rubare direi di provare a vendere a questo. Lui la vuole la droga, lo so. Dai.
Ottimo, 188 dollari. Oh mio Dio, stiamo andando benissimo, ragazzi. Ci stiamo facendo i soldoni. Quindi adesso direi di fare una bella cosa. Direi di andare subito all'armeria e vediamo un attimo se possiamo comprare qualcosa di figo, un'arma buona. Quindi puntiamo il GPS verso l'armeria. E vediamo un attimo se possiamo comprare un fucilazzo, perché comunque voglio provare a rapinare un mini market come si deve. Quindi sarò anche pronto nel caso verrà la polizia, quindi possiamo comunque ammazzarla. Ma io devo per forza rubare qualcosa dal mini market. Dai, andiamo subito, vediamo un po'. Qui è rosso, quindi dobbiamo rispettare le regole e quindi fermarci. Ok, vediamo un po'. Guardate la mia smart com'è figa. Dovrebbe impennare, è una smart invece no. Ok, è verde, verde, verde. Andiamo, andiamo. Perfetto. È di nuovo rosso. Visto che comunque abbiamo una macchina piccolina la città, possiamo comunque affiancarci alle altre auto, restando sempre nella linea della carreggiata. Ok, andiamo subito all'armeria. Oh, frena. Ok, ragazzi, mi sono fermato giusto in tempo. Cerchiamo un attimo di metterci dritti. Ok, è verde, è verde, è verde. Quindi superiamo questo. E vediamo un attimo di comprare qualcosa. Perfetto, ci siamo parcheggiati benissimo. Vediamo con questi soldi che possiedo adesso cosa può darmi. Allora, abbiamo 1471 money. Quindi dovresti darmi qualcosa di figo. La mina di prossimità, non me ne faccio niente della mina di prossimità. Voglio qualcosa di piccolo. Ragazzi, fucile a pompa d'assalto. Qui si inizia a ragionare. Abbiamo anche un fucile d'assalto, questo qui, che direi di prendere subito, ragazzi. È disponibile uno sconto del 10%, quindi lo prendiamo subito. E per quanto riguarda caricatore esteso, vabbè, abbiamo tutto. Quindi facciamo una cosa. Usciamo e andiamo subito a rapinare un mini market, questa volta come si deve. Tanto il mini market è vicino e non ci sono problemi. Questa volta, ragazzi, dobbiamo fare i big money, perché se riesco a rapinare 2-3 mini market, riesco anche a comprarmi una bella casa e quindi siamo veramente a bomba. Ok, è verde, quindi dobbiamo andare. Scusate che vi ho fatto attendere. Ok. Allora, dobbiamo girare qui. Tanto qui c'è il verde come vedete, quindi posso passare. Ok, per andare qui, ragazzi, c'è il verde. Quindi volendo posso passare ora il giallo. Quindi possiamo passare. E ora c'è il rosso, quindi dobbiamo fermarci di nuovo. Non ti preoccupare, passa, passa, passa. Non volevo farti spaventare. Io devo rapinare un mini market, quindi ho tutto il tempo del mondo. Allora, dobbiamo assolutamente, ragazzi, mettere la macchina così. Questa gente che sta qui fuori, sinceramente, mi puzza. Mi puzza perché comunque potrebbero essere membri di una gang. Comunque noi ci proviamo lo stesso, ovviamente. Quindi cacciamo subito la pistola. Ok, dammi subito i soldi. Io, ragazzi, questo qui ovviamente lo sparo. Mi prendo un attimo i soldi, ma poi ovviamente lo sparo perché potrebbe comunque fare qualcosa. Dai, 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 dammi subito i soldi. Perfetto. Dai, abbiamo anche fame. Grazie per la busta, 349 dollari. Quindi vediamo un attimo di... Vabbè, lasciamolo stare per ora, ragazzi, lasciamolo stare. Dobbiamo cercare un attimo di fare qui. Aspettiamo un attimo che se ne va la polizia. Sinceramente io potrei tentare di fare questo. Di aspettare che la polizia se ne vada e poi ovviamente ritorno lì. E come vedete il commerciante qui, come si chiama? Il commesso se n'è andato. Quindi ragazzi possiamo provarci. Io cerco un attimo di seminare la polizia e poi rivado lì. Ci ribecchiamo tra un po'. Ok ragazzi, sono riuscito a seminare la polizia, quindi credo che abbiamo via libera per provare a scassinare la serratura. Quindi noi ci proviamo adesso, non dovrebbe esserci nessuno lì dietro che ci scassa le palle, quindi proviamo ad entrare e vediamo un po'. Quindi direi che come tattica, ragazzi, funziona. Come vedete abbiamo via libera per fare come vogliamo.
dobbiamo girare verso la destra, non mi ricordo bene i tasti. Dai. Ok, no, non è così. Ah, ecco, ok, con le lettere, perfetto. Allora, dobbiamo andare di qua. Ecco, ecco ragazzi, ci siamo, ci siamo. No, com'è possibile? Ok, devo ripetere ragazzi. Ok. Non me la fa aprire, perché? Ok, sì, GG. Vediamo quanto abbiamo preso. Prendi sta sacca. 4.183 dollari, ragazzi. Benissimo. Dobbiamo scappare assolutamente. Dov'è la macchina? Eccola qui. Abbiamo la polizia che si è accorta del nostro furto. Mi sa che comunque dovevo anche distruggere le telecamere di sicurezza. Oh mio Dio, comunque scappiamo. Abbiamo racimolato una bella cifra. Quindi abbiamo fatto anche un ottimo investimento con il fucile. E non abbiamo neanche ammazzato nessuno, quindi è una grande cosa questa. Abbiamo aspettato che comunque la polizia se ne andasse e poi abbiamo fatto i nostri porci comodi, no? Quindi abbiamo scassinato la serratura. Perfetto, però dobbiamo scappare assolutamente perché abbiamo 2 stelle, quindi devo scappare subito. Comunque siamo riusciti a seminare la polizia, quindi non ci resta che fare altri soldi rapinando le persone. Quindi vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Così vi faccio vedere anche questa nuova mod che ho aggiunto. Abbiamo anche bisogno di dormire, quindi dobbiamo cercare di finire presto il nostro lavoro serale, così possiamo andare a dormire con un bel gruzzoletto di soldi. Dai, cerchiamo un attimo di uscire da questa superstrada e cerchiamo qualcuno disposto a farsi rapinare. Io direi di tagliare. Ok, rompiti tu. Allora ragazzi, ora io vi faccio vedere. Mi metto la pistola, dovrebbe essere questa, guardate. Vedete, vedete? Ecco, mi ha droppato il portafoglio. Perfetto. Quindi andiamo subito a raccoglierlo. 146 money. Facciamo un'altra rapina qui, ragazzi, veloce. Fermo. Fermo, tu hai i soldi, sei un rapper. Posa il portafoglio. No, ragazzi, questo deve posare il portafoglio. Lo ammazzo. No, oh mio Dio. C'è qualcuno che ci spara, ragazzi. Ma non è la polizia. Non è la polizia, sono della, fanno parte della gang. Cavolo ragazzi, abbiamo trovato una gang rivale. Oh mio Dio, scappiamo, 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 scappiamo. Dio, ci stanno sparando contro, devo scappare, c'è anche la polizia. Oh mio Dio, quindi ho fatto male a provare a rapinare quel, tra virgolette, rapper, perché avete visto cosa diavolo stava combinando. Cioè, nel senso, ha attirato l'attenzione dei suoi amici. Vabbè ragazzi, abbiamo fatto una cazzata assurda. Comunque cerchiamo un attimo di superare la polizia e poi proviamo a fare altre rapine. Cosa ti costa? Perfetto ragazzi. Allora, cerchiamo un attimo un motel dove dormire. Vediamo un po' se ce n'è qualcuno qui sulla mappa. Dai dai dai, motel, un motel vicino. E vabbè, abbiamo questo. Possiamo raggiungerlo ragazzi, devo assolutamente dormire. E questa volta non sono qui a rispettare i segnali, perché come vedete c'è la scritta sleep in giallo. Quindi a breve sicuramente ci morirò. E quindi cerchiamo un attimo di arrivare sani e salvi. Ci siamo divertiti alla grande, abbiamo fatto un bel gruzzoletto di soldi. Dai che stiamo arrivando al motel, dai dai dai. Passo con il rosso a tutta velocità. Voglio prendermi tutte le multe, tanto arriveranno al vero proprietario di questa macchina e non a me. Levati, devo andare a dormire. Ok, ecco il motel, perfetto. Ottimo ragazzi. Dov'è la nostra stanza? Lì sopra. Quindi parcheggiamo subito la macchina. Scendi, vai a dormire, vai a dormire, vai a dormire, vai a dormire. Dai. Ok ragazzi, spero di non creparci ora che sono arrivato qui. GG, ottimo ragazzi, 200 dollari, 200 dollari. Allora, facciamoci un'ultima rapina ragazzi e poi possiamo salutarci, quindi direi di rapinare innanzitutto questo.
Oh, voi dovete postare i soldi, lo sapete? Voi che siete della gang, postate subito i soldi tu? Grazie. $18, sei un pezzente. Sei un pezzente. $18 ragazzi mi hanno dato, che schifo. E abbiamo attirato di nuovo la polizia. Maledetti, ok. Ragazzi, mi sa che le rapine vanno fatte di sera. È l'unica soluzione. Vediamo un attimo se possiamo vendere un po' di droga a questi. Ovviamente mettiamoci mani nude. Allora, tu compri qualcosa grande. Se mi freghi, ti ammazzo. Ragazzi, mi ha fregato! Mi ha fregato, ragazzi! Avete visto? Lo devo sparare, ragazzi, per forza. Ok, vediamo quanto aveva preso. Oh, sei ancora vivo. Perfetto. Mi aveva rubato i soldi questo stronzo, ragazzi. Cioè, vi rendete conto? Avete visto? Avete visto che comunque possiamo anche essere fregati? Oh mio Dio, c'è la polizia. Prendi questa macchina. Prendi questa macchina. Oh, oh mio Dio. Scappa, 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 scappa. C'è la polizia. Non voglio investirvi. Non voglio investirvi, ma fatevi... Fatemi passare. Ok, possiamo fare manovra. Abbiamo 2 stelle. Cavolo, ragazzi. Comunque, dai, siamo riusciti a seminare la pula. Perfetto. No! Ce n'è un'altra lì. Cavolo. Non sto tranquillo. Vediamo se possiamo attraversare il molo così. Ok. Ok. Perfetto, dai. Dai, dovremmo essere al sicuro qui. Non dovrebbero farmi niente questi maledetti. E sono ancora lì a cercarmi. Vabbè, io comunque colgo l'occasione per derubarli, ragazzi. Cioè, nel senso, per vendere un altro po' di droga. Ok, F. Se mi freghi ti devo ammazzare di nuovo. Cioè, devo ammazzare anche te. Ok, $185. Ottimo. E vabbè, ragazzi, io direi di terminare qui questo episodio. E possiamo sentirci ad un prossimo episodio. Ciao, ragazzi.